Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze ed eccomi ritornata a parlare del grande fratello VIP che proprio ieri è successo un caos nuovamente con Massimiliano Morra e Ado Adelvesco. Infatti l'attore ha scoperto proprio che la sua ex fidanzata aveva confidato a Matilde Brandi e Diane Mello che lui era gay, proprio come Gabriel Carco. Quando è stato mostrato il video imputato infatti alla reazione sorpresa di Morra, Ado ha negato di aver pronunciato queste parole. Infatti Ado Adelvesco dice così: "Io non ho detto questo, io ho semplicemente detto che si tratta di una strategia che Massimiliano starebbe mettendo in atto." È bastata solo questa frase a far scatenare la discussione tra i due ex fidanzati nella casa del grande fratello VIP. Addirittura Massimiliano ha contestato che Ado Adelvesco lo attacca in ogni modo, contestandogli continuamente anche il rapporto che ha con Wenda Goria. E lui infatti commenta così: "Saranno anche cavoli miei con chi faccio amicizia nella casa." Ma poi Ado Adelvesco è stata attaccata anche da Antonella lì in studio. Infatti la showgirl gli dice così: "Da quando sei entrata stai combinando solo casini, prenditi la responsabilità delle cose che dici." Ma il grande fratello tutto è inaspettato e infatti il colpo di scena arriva pochissimi minuti dopo, quando proprio Alfonso Signorini chiama Tommaso Zorzi per fare la sua nomination. Ma lui, prima di nominare Adua, dice così: "La nomino perché anche a me aveva confidato dell'omosessualità di Massimiliano Morra." Per lui quindi un applauso del pubblico. Ho rotto il muro di omertà. Il video infatti di cui parla proprio Alfonso Signorini sta facendo il giro del web, anche se l'audio però ragazzi vi dico non si sente molto bene. Però molti utenti infatti accusano l'attrice di essere stata importuna ed invadente e lei parla proprio a Matilde Brandi e a Diane Mello, infatti dice così. Matilde gli dice: "Ora capisco perché non potevi parlare." E Diane lo puoi dire, gli dice: "Patto di sangue." Poi Diane le chiede: "E la fidanzata non mi fare dire certe cose?" E poi a chi credete? A Zorzi o a Ado Adelvesco? Scrivetemelo nei commenti. Io vi aspetto come sempre numerosi. Un buon sabato da Angela, da tutta la web.